Ciao, benvenuti in questo nuovo video della domenica. È arrivato il momento di parlare di profumi per l'autunno, sebbene questa estate ci stia regalando ancora delle bellissime giornate. Come sapete, io amo l'estate alla follia, però l'autunno per i profumi comunque è sempre magico perché comincia a fare un po' più freschetto e quindi tanti tanti profumi, tra quelli più iconici, tra quelli più belli, si apprezzano in realtà di più con le mezze stagioni, con la stagione autunnale, quando le temperature non sono né troppo elevate né troppo basse. E comincio con il parlarvi di un profumo che veramente mi piace tantissimo e me ne sono innamorata ed è lo Jean Paul Gaultier nella sua versione Essence. Questo è un tester che ho acquistato da una ragazza che me lo ha ceduto e che ringrazio. Spesso commenta anche i miei video, si chiama Elina Mandarina. Ti mando un bacio, cara. E sono innamorata di questo profumo, innamorata della sua persistenza, della sua intensità, delle sue note olfattive. È stato creato da uno dei miei nasi preferiti, che è Daphne Bougey, che tra l'altro ha collaborato anche nella realizzazione del profumo Aura di Thierry Mugler. Io amo questo naso profumiere e non mi ha deluso neanche per questo meraviglioso profumo, che riprende sì il classic originale, ma con dei tocchi di gourmand sapientemente miscelati alle altre note olfattive, note anche fresche, frizzanti. Ha un ottimo equilibrio questo profumo e non è per niente dolciastro o stucchevole, almeno sulla mia pelle ha una chimica bellissima. E questo profumo ha note di zenzero tra le note di testa che rinfrescano questa piramide molto molto complessa, con queste note dolci che lo caratterizzano sulle note di fondo. Ma adesso ve le leggo e poi le andiamo un po' a commentare. Abbiamo zenzero, aldeidi e tangerino tra le note di testa, un cuore con gelsomino, sambac e fiore d'arancio, e come note di base abbiamo panna montata, vaniglia, note legnose, benzoino e legno di cashmere. Ha una piramide olfattiva bellissima e tra tutti i classic che io ho provato, questo è quello che mi piace di più. E adesso ve lo giro dalla parte giusta perché l'avevo girato di schiena. È molto carino, molto raffinato anche il flacone, essendo un tester, ma manca il gancetto, quello che di solito caratterizza lì Jean Paul Gaultier. Molto bello questo corpetto, davvero molto molto carino. Allora, queste note di zenzero, come vi dicevo, assieme alle aldeidi danno luminosità e freschezza al tempo stesso a questo profumo, ma è un uso delle aldeidi moderno, come piace a me, come per esempio troviamo in uno dei miei preferiti profumi, che è, e ce l'ho qua, il Metallique di Tom Ford. Io amo alla follia questo profumo e mi piace proprio quando le aldeidi non rendono il profumo troppo, troppo vintage, quindi portabile un po' più tutti i giorni, e allo stesso tempo il carattere del profumo è sempre moderno. Con questo non dico che io non ami i vintage perché ogni tanto li porto, però diciamo che tendenzialmente per tutti i giorni tendo ad utilizzare magari profumi che sono un po' più moderni, un po' più attuali. E c'è questo gelsomino sambac sensualissimo tra le note di cuore, che è il gelsomino che ad esempio troviamo in Alien, ed è un gelsomino veramente super super sensuale. E poi il fiore d'arancio, nota meravigliosa, un fiore d'arancio quasi
saponoso, abbastanza limpido e veramente ben mescolato con il gelsomino. E un fondo quasi lattonico con queste note di panna montata, vaniglia, note legnose, benzoino e il mitico legno di cashmere che gli dà questo tocco inconfondibile di caldo a braccio, quindi profumo autunnale, ma andrebbe bene anche a dire il vero per l'autunno inoltrato a tutti gli effetti. Ma questa pesantezza o troppo dolce che potrebbe derivare da questo fondo, che potrebbe sembrare pesante, è veramente ben miscelata con le aldeidi e la nota piccante, speziata e fresca dello zenzero. Poi adesso vi parlo di un profumo che per me è amore e sono non felice, ma di più che questo profumo abbia vinto il premio dell'Accademia del Profumo, ma io me lo immaginavo perché è stato subito amore. Me lo avete consigliato voi, credo nel video nel quale vi ho parlato di Gucci Bloom, classico, il mitico Gucci Bloom, che è una tuberosa meravigliosa, molto simile peraltro a Diptyque d'Aucon, che è un altro tra i profumi che io amo tantissimo. Vi parlo di Gucci Bloom Ambrosia di Fiori, eccolo qua in un 50 ml nel suo flacone bordeaux molto bello, intenso. Io l'ho presi praticamente subito dopo che voi me l'avete consigliato, quindi ce l'ho da mesi, ma ho aspettato per recensirlo perché in luglio, in agosto, già in giugno trovo che questo profumo sia veramente strong, è una versione potenziata, più intensa del Gucci Bloom. Su di me ha una persistenza di tutto rispetto. Vi dico subito che ci sono recensioni che parlano di questo profumo come di un profumo che invece non dura, invece su di me dura e come. E ho però dei dubbi che magari le persone che l'hanno recensito abbiano beccato qualche strana riformulazione. E forse mi chiedo se questi profumi recensiti fossero originali, perché io ho visto apparire su qualche sito online il 30 ml, cosa che mi fa strano perché sul sito ufficiale di Gucci abbiamo solo il 50, il 100 ml, e mi sembra così strano che altri siti vendano il 30 ml quando la casa madre non lo propone. Comunque, questo è super originale. Io l'ho presi da Pinalli e lo trovo una meraviglia. Le sue note sono gelsomino e caprifoglio come note di testa. Come cuore abbiamo la mia amata tuberosa e come base iris e rosa di Damasco. Profumo del 2019, ma che ha vinto il premio dell'Accademia del Profumo proprio recentemente, perché spesso nei premi del 2020 vanno a premiare proprio i profumi dell'anno precedente, proprio perché un anno per sperimentarli e per capirli serve, un arco di un anno per i profumi. Meravigliosa creazione di quest'anno, questa tuberosa splendida che è del mitico naso Alberto Morillas. E poi ve ne parlerò anche in un video a parte perché ovviamente adesso non mi posso soffermare trattandosi di un video dedicato a tanti profumi, ma merita un video e una recensione a sé, come anche lo Jean Paul Gaultier Classique Essence. Andiamo avanti e il prossimo profumo di cui vi voglio parlare è un profumo di Lush, un altro body spray, ma sappiamo che molti body spray di Lush sono davvero molto intensi, ed è l'Honey I Wash the Kids, profumo che sa di miele, di bambini, di quell'odore che spesso hanno le lozioni corporali per i neonati, per i bambini, con una persistenza davvero ottima, perché questi body spray di Lush sono molto persistenti. Il più persistente che io abbia mai sentito è quello alla rosa, lo Rose Jam. Vi ho recensito tra le acque profumate per il corpo quello alla lavanda, che è il Twilight, e sono, giuro, sono riuscita a terminarlo.
sono riuscita a terminarlo perché quando faceva caldo io proprio me lo spruzzavo addosso in quantità industriale e poi siccome ho visto che funzionava anche per le zanzare, ne ho veramente approfittato, uno dei pochi profumi che sono riuscita a terminare. Questo ovviamente non mettetelo se ci sono ancora zanzare in circolazione perché sarete un'attrazione per gli insetti con questo miele e se venite nelle montagne dalle mie parti magari vi sbuca pure fuori l'orso Yogi che nonostante sia un bellissimo animale nei cartoni animati se ve lo incontrate per qualche sentiero non è proprio un bel incontro, sto scherzando ovviamente, io amo gli orsi anche se non amo incontrarli quando vado in montagna. Allora, note di questo profumo sono bergamotto, arancia, miele bianco e caramello. Queste sono le note che ci dà la Lush. È veramente un profumo stupendo, ma volevo dirvi un'altra cosa, sì che si tratta di un gourmand ovviamente e che era uscito anni fa anche il profumo proprio, perché Lush aveva fatto anni fa un profumo che aveva queste note olfattive. Purtroppo io non riesco a trovarlo nella mia città, quindi me lo sono dovuto ordinare e acquistare online pagando anche le spese di spedizione, ma c'è da qualche tempo e comunque insomma dal sito sono anche veloci nello spedirvi questo profumo. E adesso vi parlo di un profumo che vi ho già recensito e che mi è piaciuto un sacco più del suo predecessore e vi parlo di del profumo Faraway Rebel and Diva della serie Rebel. A me il Rebel classico, quello viola, non è piaciuto, mentre il Rebel Diva mi piace un sacco. Dura sulla mia pelle, è bello, intenso. Devono ovviamente piacervi i profumi gourmand. Le sue note di testa sono pepe rosa, abbiamo una nota di cuore che è quella del gelsomino Sambac, anche qui un gelsomino molto molto sensuale, mettiamo qua la sua scatola, e come note di base abbiamo i popcorn assieme al caramello, altra nota in comune con il profumo al miele della Lush. La nota salata si sente davvero tanto in questo profumo, nota che io amo, la amo anche in Olimpea di Paco Rabanne, ma questa nota di popcorn si sente proprio, un po' a me ricorda un incrocio tra un Carolina Herrera e effettivamente un altro profumo gourmand buonissimo che è l'XS di sempre di Paco Rabanne, quello con quel bel packaging con il famosissimo serpente di Cleopatra sul flacone. Bello, bello anche il colore, questo bordeaux è veramente stupendo, profumo da indossare in autunno quando inizia magari a fare un po' più fresco, quando le giornate si accorciano e magari si torna dalla montagna o da qualche passeggiata e ci si chiude al cinema perché finalmente escono i film più belli in autunno, le novità dopo il cinema di Venezia, dopo il festival e questo profumo lo trovo bellissimo per andare al cinema perché mi fa venire in mente un po' quel tipo di atmosfere. Bello, bellissimo, tra l'altro insomma è un profumo low cost perché i profumi di Avon hanno sempre un prezzo super super accessibile e si trova già adesso nelle campagne che ci sono attualmente perché è uscito da non molto tempo. Poi Dulcis in Fundo, un profumo che vi ho già recensito, sempre tra i low cost, ed è il profumo di Armaf Club de Nuit Intense. Questo è un dupe spiaccicato del profumo Noir de Noir di Tom Ford, in un pack e in un flacone, guardate che bello che è, super pesante, attenti a non lanciarlo a qualcuno perché veramente potreste ferire qualcuno perché dà un senso di solidità. E comunque questi flaconi di Armaf ricordano molto i profumi di nicchia.
Molto intenso questo profumo, durata da moderata a elevata, quindi per me sulle 5-6 ore, ma non elevatissima pari al noir di Tom Ford, anche se qui ho sentito recensioni di altri YouTuber che parlano di durata pari a tutto il giorno, però su di me sì, dura, ha una durata buona, più che accettabile, ma non paragonabile a un profumo che ne so di Montale, a uno Sweet Oriental Dreams, ecco per intenderci, non siamo su quei livelli lì di durata. Le note di questo profumo sono geranio, zafferano e rosa come note di testa. Poi abbiamo in cuore il carvi, la noce moscata, la violetta e il pepe, quindi speziatissimo questo profumo. E come note di base abbiamo l'ambra, il legno di agar, che sarebbe niente altro che l'oud, la vaniglia e il patchouli. Un bel fondo caldo, un fondo con le note legnose dell'oud. E queste note molto molto speziate, profumo caldo, profumo avvolgente. E se avete il noir de noir, magari lo state finendo, date una chance a questo profumo perché lo ricorda davvero tantissimo. Non vi dico che lo possa sostituire perché chiaramente i dupe non sono mai uguali al 100% agli originali, ma se cercate una imitazione veramente ben fatta, questo è quel tipo di profumo. E siamo arrivati in fondo anche oggi a questo video parlando di profumi per l'autunno. Fatemi sapere anche voi quali sono le vostre proposte, i profumi che più amate indossare in autunno e magari in un prossimo video, visto che oggi abbiamo parlato di profumi commerciali che vanno dal low cost al medium al high cost, parleremo invece di profumi di nicchia adatti a questa stagione. Buona domenica a tutti ancora, vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video profumoso. Ciao!